Oggi siamo al Museo Nazionale di Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e siamo qui in compagnia di Fabrizio Stavola, che ci spiegherà come sia possibile produrre dell'energia dal movimento dell'acqua. Ciao Fabrizio. Ciao Anna. Dunque, quello che sfruttiamo per trasformare l'energia dell'acqua in corrente elettrica è la sua caduta. In questo caso abbiamo un bacino d'acqua contenuto in una vasca che attraverso questi tubi può cadere sulle turbine poste qui sotto. Le turbine sono collegate a delle dinamo e quindi la loro rotazione comporterà il movimento delle dinamo stesse. In questa maniera l'energia del movimento dell'acqua si trasformerà in energia elettrica, e questo possiamo vederlo collegando questo ventilatore alla dinamo che è collegata alla nostra turbina. In questa maniera otteniamo l'alimentazione del ventilatore e quindi la ritrasformazione dell'elettricità in movimento. Qui abbiamo a disposizione diverse turbine, quindi collegandone un'altra possiamo ottenere un aumento della potenza. Ma questa energia prodotta dal movimento dell'acqua, come arriva poi nelle nostre case? L'elettricità così prodotta arriva nelle nostre case attraverso un sistema di distribuzione costituito da una serie di cavi. L'energia elettrica così arriva nelle nostre case e può essere resa disponibile per accendere strumenti come una lampadina, ad esempio, o una radio con cui ascoltare della musica. Oltre al movimento dell'acqua, esistono altri tipi e altre fonti di energia pulita e sostenibile, come per esempio la luce del sole oppure la forza del vento.